sé. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Oh, dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta anche per un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Eccoci qua, buonasera, buonasera, vieni qui con me, facciamo un applauso forte per questo importante appuntamento, 29esima edizione del Premio Internazionale Profilo Donna, ospite di questa meravigliosa struttura della Florim Gallery qui a Fiorano Modenese. Io vorrei ancora un applauso per questa straordinaria interprete che è Cristina Di Pietro, accompagnata dai Pop Deluxe. Grazie, ti rivedremo nel corso della serata. A dopo, a dopo. Dicevo, un appuntamento annuale, un appuntamento molto importante che ci raduna in zona ormai da 29 anni, pensate, 29esima edizione, e io ancora una volta avrò il piacere di essere parte
di questa festa, di questo grande avvenimento. E il premio Profilo Donna lo conoscete sicuramente tutti, ma voglio ricordare ancora una volta che è nato per valorizzare il ruolo della donna nella società, e quindi anche quest'anno premieremo, come sempre, donne che si sono distinti in vari ambiti e sono, con il loro sapere e il loro talento, esempio davvero per le nuove generazioni e testimonianza diretta dell'emancipazione del mondo femminile. Ovviamente ci sono dei ringraziamenti anche da fare, perché senza l'aiuto anche delle istituzioni non sarebbe possibile essere qui anche oggi, e quindi un ringraziamento particolare va al Comune di Sassuolo per la preziosa collaborazione, insieme ovviamente alla Prologo e a tutti coloro che si sono davvero con grande cuore adoperati alla buona riuscita dell'evento. E poi vorrei un applauso forte davvero per l'International Women Association, se lo facciamo partire, grazie. Un'associazione di donne straniere sul territorio che per la terza volta, pensate, hanno voluto dare il loro contributo alla manifestazione, prima con un messaggio di pace, poi di integrazione tra i popoli e stasera in modo particolare di non violenza, ovviamente, sulle donne, contro le donne. Bene, io a questo punto direi che ci sono anche delle ragazze, eccole qua, dell'associazione, della Women Association. Credo che l'applauso che avete fatto se lo siano meritato, e ne potremo fare anche un altro. Grazie per tutto quello che state facendo, per l'impegno che state mettendo affinché la donna sia sempre al centro di tutto. A darci però il benvenuto a questo punto, io vorrei avere il piacere di avere qui sul palco il presidente, il padrone di casa, quindi il dottor Claudio Lucchese, presidente della Ceramiche Florim. Buonasera. Dottor Lucchese, grazie per l'ospitalità. Grazie di... È un vero piacere, ovviamente, e quindi sono molto onorato di avere una manifestazione così importante. Ringrazio chi ha pensato a questo piano B, credo che sia la segretaria del sindaco di Sassuolo, quindi la ringrazio. E ci ha anche preso, perché alla fine credo che sia stato utile. Non voglio dilungarmi oltre, vi auguro una buonissima serata. Grazie, grazie dottor Lucchese. Vorrei anche qui, per un veloce saluto, anche il sindaco di Sassuolo, il dottor Claudio Pistoni, e il vice sindaco di Fiorano Modenese, Morena Silingardi. Eccole, eccoli, arrivano insieme, accolti dall'applauso. Buonasera, faccio il galantuomo, vado a prendere la signora, buonasera. Signora Silingardi, dottore, buonasera. Ladies first, facciamo parlare prima la signora, prego. Ma niente, solo due parole per dire che senz'altro in questa cornice, con questa presenza femminile così importante, è senz'altro un onore per noi. Porto ovviamente i saluti del sindaco, che oggi è fuori e sono io in rappresentanza in quanto donna, mi sento titolata. E niente, bella serata, grazie a tutti per gli interventi. Andiamo oltre i premi, lo facciamo tutti i giorni, il premio Profilo Donna nella nostra quotidianità. Ecco, questo è l'augurio. Esatto, questa è la cosa più importante, cioè non, che non sia soltanto un evento annuale, ma che ci sia una continuazione di tutto quello che noi presentiamo qui stasera durante tutto l'anno. Diamo il microfono al dottor Pistoni, sindaco di Sassuolo. Tanto un saluto, un benvenuto a tutti qui a Fiorano alla Florim. Il primo ringraziamento va a Cristina Biciocchi, che è un'organizzatrice infaticabile, lo dico perché è anche molto precisa nel fare i suoi programmi e tutti devono obbedire a quei programmi, quindi credo che sia anche giusto da questo punto di vista, come si dice, ringraziarlo e salutarlo per quello che ha fatto. Un ringraziamento al dottor Claudio Lucchese, che ci ha permesso di essere qui questa sera, che ha parlato prima, che è il padrone di casa, in questa bellissima location, che è una location, come dice, straordinaria, oltre perché questa è una fabbrica, e quindi è una fabbrica particolarissima dove si vede anche l'eccellenza del nostro territorio, quindi è un bello anche per questo, insomma, parlarne questa sera. Volevo ringraziare anche, posso farlo, che faccio, la mia segretaria,
perché lei ci ha messo un impegno per oggi e ha individuato, avevamo scommesso che non pioveva, lei ha detto che pioveva, ci ha preso lei e abbiamo fatto bene a venire qui, anche se ovviamente io ho obbedito a quel risultato. Concludo per una cosa che abbiamo fatto, un'iniziativa che abbiamo messo in campo in questa ultima settimana, nel senso che abbiamo aperto un centro antiviolenza femminile nel distretto ceramico, l'Unione del Distretto Ceramico, è un servizio insomma, che funzionerà 24 ore al giorno, non è ancora una casa rifugio come se ne vedono in giro, però è un servizio molto all'avanguardia perché anche noi avevamo già una serie di attività che erano attività di consulenza in modo particolare per difficoltà familiari, adesso è un vero e proprio centro antiviolenza. Quindi lo volevo dire, visto che c'è stata la presentazione anche prima delle ragazze che fanno parte dell'associazione citata, e quindi lo volevo dire questa sera che mi sembra una bella occasione, perché fare un centro antiviolenza c'è un messaggio per tutti, nel senso che c'è qualcuno che c'è per proteggere e fare in modo prevenire, ma anche allo stesso tempo proteggere quando all'interno delle famiglie succedono quei reati che tanto spesso insomma discutiamo e vediamo, perché quelle cose che succedono, che a volte vediamo in televisione, succedono anche all'interno del nostro distretto. Quindi noi siamo molto contenti di avere istituito questo nuovo servizio e l'abbiamo fatto con questo intento e questo impegno, e stasera mi sembrava giusto ricordarlo perché è una cosa di pochi giorni fa. Grazie e buona serata a tutti. Grazie dottor Pistoni, grazie. Grazie dottoressa, prego, arrivederci. Purtroppo sì, violenze e reati che si perpetrano tutti i giorni ed è veramente vergognoso che nel 2018 accada ancora tutto ciò. Come già anticipato il sindaco di Sassuolo, il dottor Pistoni, dobbiamo chiamare adesso la padrona di casa per quel che riguarda ovviamente il premio internazionale Profilo Donna. Non ha bisogno di presentazioni, la conoscete tutte, è una donna straordinaria che mette tanto cuore, tanto impegno in tutto quello che fa, in modo particolare in questo evento, e quindi un grande applauso per Cristina Bigiocchi, eccola qui. Grazie. Grazie, grazie a tutti, veramente di cuore, grazie a te Marco, grazie al dottor Lucchese, grazie a tutte le autorità. Devo dire che per me è sempre una grande emozione salire su questo palco, ogni anno sempre di più. Sono volati questi 29 anni, voi ve ne siete accorti? Abbiamo cominciato l'altro giorno a parlare di Profilo Donna. Beh, hai ricominciato che avevi 5 anni te, sì, quindi più esatto, o meno, più 29, più o meno. Fate un po' il calcolo voi. No, la cosa che mi fa immensamente piacere è comunque se... ovviamente il premio è andato avanti, è cresciuto, è diventato internazionale, è proprio perché abbiamo accompagnato le donne in questo momento storico nella loro emancipazione e nella loro crescita. Quindi vuol dire che rispetto a 29 anni fa si è fatto veramente un percorso straordinario, e questa vetrina devo dire che è senz'altro un momento molto importante proprio per conoscere da vicino quelle che possono essere le testimonial che, come abbiamo detto, sono esempi per le nuove generazioni e portano i valori delle donne nella società. Quindi questo penso che sia un grandissimo valore. Io ringrazio quindi tutti voi per essere qui presenti, in particolar modo volevo ringraziare anche tutte le persone che hanno preso parte questa mattina alla nostra tavola rotonda, dove abbiamo parlato di eccellenze, abbiamo parlato di sinergie che si possono creare tra pubblico e privato, e devo dire che anche dalle chiacchiere di questa mattina è emerso un grandissimo potenziale che può avere questo comune denominatore, ovvero le donne al centro dell'attenzione, che possono aiutare la società in un momento storico così particolare e così difficile ad andare avanti e quindi a dare un valore aggiunto a tutto quello che si può fare nel mondo. Quindi grazie, grazie veramente tantissimo per essere qui con noi e per condividere questi valori, perché ogni anno questa è una tappa che vogliamo proprio dedicare a tutte voi per condividere questi valori. Detto questo, volevo far vedere un video, perché per tutte le nostre premiate sono arrivati in redazione anche dei saluti da una madrina di successo che avrebbe voluto essere con noi qui questa sera.
Buonasera, sono Caterina Caselli. È bello che venga messo al centro il valore della donna nell'ambito della società, nell'ambito sociale, in quello lavorativo, istituzionale. Insomma, la donna è un valore assolutamente ineccepibile ed è bello che ci siano serate che premi importanti, prestigiosi, che sottolineano tutto questo. Quindi complimenti all'ideatrice e al presidente del premio, complimenti ai sostenitori e naturalmente un applauso infinito alle persone, a tutte le donne premiate questa sera. Ciao, buona serata a tutti. Caterina Caselli, una profilo donna del 1999, quindi l'abbiamo premiata 8 anni fa, una grande manager discografica ed essendo una sassolese naturalmente ha voluto dare il suo contributo in questa serata. Per parlare sempre di quello che è successo oggi, visto che di solito profilo donna è il culmine di questa giornata dedicata proprio a approfondimenti per quanto riguarda Tavola Rotonda, nel pomeriggio però diamo sempre molto spazio a quella che è la visita alle eccellenze del territorio, perché noi ci teniamo veramente moltissimo al nostro territorio e qui non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Oggi al centro dell'attenzione, dopo la nostra tavola rotonda, abbiamo avuto in programma una visita guidata a Palazzo Ducale di Sassuolo, un tesoro artistico di inestimabile valore che molti di voi hanno potuto apprezzare, con il critico d'arte Luca Silingardi, che è qui con noi e che vorrei ringraziare per la collaborazione. Dov'è Luca? Eccolo, un grande applauso. Il 2018 è l'anno europeo dedicato al patrimonio culturale, perciò la nostra associazione vuole dedicare una particolare attenzione per sostenere e promuovere i laboratori didattici e i percorsi educativi per i bambini e per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che Gallerie Estensi organizza con la dottoressa Bagnoli durante l'anno. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che fin da ora vorranno condividere le finalità di questa nostra iniziativa insieme a noi, come dice la canzone di Mina, insieme possiamo fare veramente tantissime cose. E proprio perché questa iniziativa è piaciuta moltissimo, anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ci ha mandato i saluti. In particolare la senatrice Lucia Borgonzoni scrive: esprimo il mio applauso per l'iniziativa promossa dall'Associazione Donne del 2000 di raccolta fondi per sostenere le attività dei laboratori didattici e percorsi educativi delle Gallerie Estensi, perché rientra proprio tra gli obiettivi da perseguire durante l'anno europeo della cultura. Nel rivolgere inoltre il mio saluto alle autorità, vorrei esprimere il mio apprezzamento alla direttrice di Gallerie Estensi, dottoressa Bagnoli, per essere riuscita a coinvolgere studenti e famiglie nella conoscenza e nella promozione delle nostre bellezze storico-artistiche grazie all'attività svolte dai servizi educativi del museo. Quindi anche i nostri bambini, anche i nostri ragazzi devono diventare dei piccoli ambasciatori e portare il nostro territorio nel cuore per poterlo raccontare e per poterlo descrivere anche ai loro amici. Detto questo, un ringraziamento sentito, ma proprio sentito, perché mai come quest'anno ci sono state tantissime istituzioni che hanno voluto concedere il loro patrocinio a Profilo Donna e anche la loro collaborazione. Quindi ringrazio, oltre al Comune di Sassuolo, anche la provincia di Modena, la Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio di Informazione di Milano del Parlamento Europeo, il Forum Internazionale Donne del Mediterraneo, il Corpo Consolare dell'Emilia-Romagna, la Fondazione dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, il Comitato Pari Opportunità del CUP, poi ancora il Club UNESCO, il Rotary di Sassuolo, il Panathlon di Modena e la Fondazione del Teatro Comunale di Modena, che vi ricordo ha in calendario lo spettacolo La Vedova Allegra il 12 e il 13 luglio a Palazzo Ducale di Modena. Bene, bene, bene. Facciamo un applauso a tutte queste istituzioni che sono vicine al concorso ogni anno, un concorso che cresce ogni anno di più e il premio cambia anche ogni anno. Andiamo a conoscere il premio di quest'anno, che è un premio scultura di Profilo Donna, appunto, che si intitola quest'anno Semi di Luna ed è stato realizzato nel laboratorio di ceramica artistica di Ingrid Meyer
Ispirato all'archetipo lunare, rappresenta il femminino, il rinnovamento, la rinascita, sia in senso materiale che ideale. È una tiratura limitata, quindi per questo molto preziosa, ovviamente, creata appositamente per le premiate di quest'anno e vuole essere un inno alla donna e a tutti i suoi valori positivi. Grazie quindi ad Ingrid Maier e abbiamo seguito anche in questo caso il filone del territorio, perché parliamo di ceramica e di ceramica artistica. E grazie naturalmente a tutti i nostri sponsor che ci affiancano e ci hanno permesso l'evento di questa sera. In particolare un ringraziamento a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alla concessionaria Audi Zentrum, a Tecnoferrari, al gruppo Cremonini, a Refood, a Balne, a Terme della Salvarola e Una Hotel. Nonché un ringraziamento sentito a Vini Giacobazzi, Caffè Filicori, Mirtilla Flower Shop e Insight SRL. Bene, grazie a queste aziende che supportano la manifestazione da anni. E allora io direi di cominciare appunto con la carrellata e cominciare a presentare la prima premiata di questa sera. Pregherei di far partire l'RVM. Prego. Ex calciatrice, viene considerata una delle pioniere del calcio femminile in Italia. Ha iniziato negli anni 70 militando in varie squadre, sempre ottenendo ottimi risultati. Complessivamente da giocatrice ha vinto 6 scudetti, 4 Coppe Italia, vincendo anche 5 volte la classifica dei marcatori. In campionato in 20 anni di carriera ha giocato 451 partite, realizzando, pensate, 467 gol. In nazionale 107 con 109 presenze. È classificata tra le migliori marcatrici di sempre. Dal 91 è diventata dirigente sportiva e oggi è presidente della sezione femminile della squadra del Sassuolo Calcio. Premio internazionale Profilo Donna 2018. Elisabetta Vignotto. Cerca di guai, donne al telefono che non suona mai. Donne... Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera e complimenti, complimenti. Grazie. Allora, io volevo premettere una cosa. Il Sassuolo, caso più unico che raro, può vantare sia la squadra femminile che la squadra maschile in Serie A. Quindi siamo molto orgogliosi di questo fatto. Quindi ci saranno moltissimi tifosi questa serata e penso che ci sia anche una sorpresa per lei, che adesso magari si sta attivando. Quindi sono pronti? Allora, li facciamo entrare. Ecco, sono con noi tutte le squadre giovanili che vogliono tenere alto il nome del Sassuolo Calcio. Eccoli qua, facciamo loro un grande applauso. Future campionesse anche loro, eh? Direi proprio di sì. Eccole qua. Allora, quanto è cresciuta in percentuale la partecipazione delle ragazze nel calcio femminile in questi ultimi 20 anni e quali saranno le sfide più importanti per il prossimo campionato? Ci racconti un po'. Beh, è cresciuto sicuramente, sicuramente. Io ho giocato gli anni 70 e 90, devo dire che adesso la base veramente si è allargata. Ci sono moltissime ragazzine che cominciano con i maschiettini, non ci sono più quelle prevaricazioni che c'erano prima, almeno, anche se qualche mamma ancora ce l'ha. E niente, crescono tanto. Già il nostro settore Sassuolo, siamo 150 ragazze, quindi è un bel numero per essere il secondo anno. E il campionato che andremo a fare, visto che l'anno scorso ci siamo salvati un po' per il rotto della cuffia, comunque allo spareggio, sicuramente la proprietà ha intenzione di sta già lavorando per allestire una squadra che ben figuri, sì, per questo campionato. Ecco, penso di aver letto recentemente anche una intervista dove anche il presidente della Coppa UEFA diceva che il calcio femminile può avere in futuro delle performance inaspettate. Sì, certo. Beh, in America è lo sport più praticato anche rispetto agli uomini. E infatti hanno dei risultati, hanno vinto mondiali, quindi e in Europa noi adesso un pochino stiamo colmando il gap, saranno 2 anni da questa parte quando appunto la federazione ha introdotto le squadre maschili, quindi ogni squadra in Serie A e B deve avere un settore femminile e questo aiuta molto come visibilità, quindi cioè
possiamo solo che migliorare. Bene. Però posso dire una cosa, tanto per sottolineare che le donne sono sempre più forti degli uomini, quest'anno la nazionale ha fatto una figuraccia e non si è classificata appunto ai mondiali. Devo dire che invece voi vincendo 3-0 con il Portogallo, le donne si sono qualificate per i prossimi, no? Sì, sì, hanno fatto 7 partite e 7 vittorie. C'è stato il cambio... Bravissime! Se vogliamo, visto che parliamo di donne, c'è stato il cambio a livello tecnico, è andato via Cabrini, è arrivata Milena Bertolini, che io ho avuto 7 anni come allenatrice, e si sono già visti i risultati, insomma. E poi vorrei dire un'altra cosa. Messi ha una media reti partita inferiore alla Vignotto, perché lei ha fatto 451 partite e 467 gol, più di un gol a partita di media, cioè Messi non ci arriva, di poco ma non ci arriva. Complimenti. Non lo so, grazie. No, questo l'ho appurato. Bene, allora forza Sassol, perché sì, qui si Sassol, dice così, certo. Sassol, quindi leggiamo le motivazioni del premio. Allora, premio sport e dirigenza sportiva per essere stata pioniera nel mondo del calcio femminile, una delle migliori marcatrici di sempre e ora una nota, dirigente in Serie A. Premia Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo. Bene, a questo punto chiamiamo anche una delle ragazze dell'International Women Association, bellissima la nostra Imbal che viene da Israele, sono tutte ragazze straniere sul territorio che si adoperano per fare appunto le ballette o comunque per aiutarci a realizzare questa bellissima serata, quindi un applauso anche a Imbal. Questo lo prendo io, perfetto. Allora, una foto insieme al sindaco, il microfono lo lasciamo al nostro regista Andrea Masoni e ringraziamo tantissimo Betty Vignotto per essere stata qui con noi. Grazie, grazie, buonasera. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, salutiamo anche le ragazze future campionessime. Grazie. E future Betty Vignotto, anche loro, glielo auguriamo con tutto il cuore. Esatto, glielo auguriamo di cuore. E allora proseguiamo con la seconda premiata di questa sera. Vediamo l'RVM, prego. Imprenditrice turistica, laureata in economia e commercio presso l'Università di Parma, frequenta un master hospitality management presso la LUISS di Roma, conseguito a pieni voti dopo aver lavorato a Firenze e a Milano per importanti catene alberghiere, entra nell'azienda di famiglia Terme di Monticelli, SPA, di cui è proprietaria e fa parte della quarta generazione familiare. Si occupa nello specifico della parte alberghiera, Hotel delle Rose, Hotel Terme e del Mublé La Quiete. Dopo la malattia della madre, ha motivato sempre più la sua partecipazione all'interno dell'associazione AIRC, promuovendo importanti raccolte fondi e diventando nel 2016 vicepresidente regionale. Premio internazionale Profilo Donna 2018. Benedetta Borrini Benzi. Buonasera. Grazie dottoressa Borrini per essere qui con noi questa sera. Ci racconti Grazie brevemente quali sono le peculiarità del turismo termale nella vostra zona e visto che con lei siamo arrivati al quarto passaggio generazionale all'interno della famiglia che è alla guida dell'attività, quali sono le linee guida che si prefigge di seguire nei prossimi anni per valorizzare ancora di più il turismo a Monticelli? Allora, grazie a tutti. Sì, io faccio parte della quarta generazione delle Terme di Monticelli. Il mio bisnonno nel 1927, cercando l'acqua per i campi, per irrigare, ha trovato l'acqua termale e sono la prima donna, quindi dopo tre generazioni di uomini, che sta assumendo un ruolo dirigenziale. Chiaramente la mia ambizione è chiaramente quella di fare meglio rispetto a prima. Secondo me le terme, così come un'attività alberghiera, è come una grande casa e quindi me ne occuperò facendo in modo che i miei ospiti, che di solito vengono alle terme per un discorso di benessere, di cure termali
o di cure riabilitative, farò in modo che stiano sempre meglio e aumentino sempre di più, con un'attenzione che è prettamente femminile, ma anche con il polso che abbiamo noi donne, perché quando siamo al comando rigano tutti. E quello che ne ha detto prima qualcosa, il sindaco quando parlava di me, ecco, perché abbiamo le idee chiare, insomma, sappiamo quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare quantomeno, e poi le prerogative delle donne di solito sono molta attenzione, molta cura, molta protezione per tutto quello che si fa e che si ama. Quindi penso che questo sia ovviamente trasferito non solo nella famiglia per i bambini o per gli anziani, ma soprattutto anche nel lavoro che si fa con certo, amore. Ci tengo a dire anche che sono una mamma, perché comunque ho due figlie, una di 23 anni che è a Londra, quindi stasera non c'è, e una di 2 anni e mezzo che ha letto a far la mamma. E nonostante questo, l'essere madre, l'essere moglie non ha mai fermato il mio senso del dovere e il mio amore verso la mia azienda. Benissimo, leggiamo la motivazione allora del premio per Benedetta. È questa davvero la marcia in più delle donne. Allora, premio turismo e impegno sociale per la tradizione e la cura nella gestione dell'incoming sul territorio nel turismo termale a Monticelli e per la sua mission a favore della ricerca contro il cancro. Che è molto importante, quindi grazie anche per questo aspetto di solidarietà. Di solito sono due cose che vanno di pari passo e quindi ci fa veramente molto piacere parlare sempre di imprenditrici che hanno questo grande senso di responsabilità sociale d'impresa, ma che si occupano anche in prima persona di solidarietà. Premia Roberta Mori dalla Regione Emilia-Romagna, è la Presidente Commissione Parità e Diritti delle Persone e Coordinatrice Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità Regionali. Grazie Roberta per essere qui con noi. Grazie, naturalmente diamo il premio e questa sera con noi c'è Simone dall'Austria, quindi grazie Simone Zaminer, anche lei è la seconda volta che partecipa alla nostra iniziativa e siamo molto felici che sia qui con noi e manda il messaggio No Violence Against Women, che è molto importante. Grazie, grazie mille, grazie Roberta. Grazie, grazie ancora. E proseguiamo allora, c'è un'altra premiata pronta a salire sul palco, vediamo chi è. Specialista senior dell'Ufficio regionale dell'educazione per l'America Latina e i Caraibi dell'UNESCO, dopo essersi laureata in scienze politiche presso l'Università di Bologna e specializzata in sociologia dello sviluppo e diritto internazionale umanitario in Belgio e in Italia, dal 99 ha cominciato a lavorare all'estero. In particolare durante la sua carriera nell'UNESCO ha girato l'India, la Tanzania, l'Indonesia, la Namibia e molti altri paesi, lavorando principalmente sui programmi legati a tematiche educative, una delle priorità dell'organizzazione. Ha dedicato il suo lavoro alla promozione del diritto e a un'educazione di qualità, focalizzandosi su temi diversi come l'alfabetizzazione, la formazione docente, l'inclusione educativa. Da marzo 2015 ha dedicato i suoi sforzi all'America Latina e ai Caraibi. Premio internazionale Profilo Donna 2018. Cecilia Barbieri. Dottoressa Barbieri, buonasera, arriva buonasera. Direttamente da Santiago del Cile, quindi questa sera è un onore averla qui con noi, e quindi ci siamo sempre sentite così a pezzi e bocconi, perché non era facilissimo metterci in contatto, ma siamo rimasti veramente e particolarmente impressionati dal suo curriculum e proprio da questa lunghissima carriera legata ai progetti di educazione a livello internazionale, che avranno senz'altro risvolti umani e culturali davvero straordinari. Quindi volevamo sapere dalla dottoressa Barbieri qual è stata per lei l'esperienza più formativa di questi anni e qual è la dote più importante per tramandare i valori alle nuove generazioni. Ma innanzitutto grazie mille per questa opportunità e questo privilegio. Tutte le esperienze che ho vissuto in giro per il mondo, grazie al mio lavoro, sono state molto importanti a livello formativo. Non credo di poterne dire una in particolare, perché la formazione alla fine è continua. La mia formazione è sempre continua, come la formazione di tutti. E uno apprende sempre, e apprende sempre molto ascoltando,
ascoltando per comprendere. Il nostro lavoro lo richiede, lavorando con i paesi, e penso che le lezioni più importanti che ho sempre imparato sono sempre venute dal lavorare con le persone più vulnerabili, che sono spesso donne in zone rurali, spesso donne indigene, spesso donne in situazioni di vulnerabilità in generale, giovani studenti, e questo arricchisce molto il nostro modo di pensare, ti apre prospettive, ti fa vedere cose da prospettive molto diverse, questo arricchisce molto. E come poter trasmettere valori? Beh, chiaramente lavorando, promuovendo il diritto all'educazione, non è una qualunque tipo di educazione. L'educazione deve essere un'educazione di qualità. Questo significa un'educazione che promuove, basata sui diritti, e che promuove i diritti, e che promuove l'uguaglianza di genere, che è molto importante, giustamente, e visto il tema della serata. E quindi penso che sia importante lavorare non solo con i ragazzi, ma anche con gli adulti, per trasmettere i valori fondamentali. L'educazione non ha solo una finalità utilitaristica, l'importante è avere un obiettivo molto specifico, che tipo di educazione vogliamo, per che tipo di mondo vogliamo, quindi questo penso che sia molto importante. Assolutamente sì, un grande applauso a Cecilia Barbieri, leggiamo la motivazione. Premio Cultura e Formazione per il costante impegno nell'insegnamento e nell'educazione dei giovani in numerosi paesi del mondo. Premia Carlo Pellacani, presidente Club UNESCO di Modena. Visto che abbiamo parlato fin da questa mattina di cultura, mi fa molto piacere che sia con noi il dottor Carlo Pellacani. Ecco. Questo abbraccio mi fa immensamente piacere, ed è Dorothy dalla Germania che consegna il premio Semi di Luna a Carlo Pellacani, e poi abbiamo per Cecilia Barbieri anche l'attestato di premiazione. Grazie Dorothy. E so che dovevi dire due cose. Due. E sono molto lieto di avere qui con noi Cecilia, perché è un frutto della nostra terra che sta arrecando grandi effetti a livello mondiale. Secondo, questa sera io sono lieto di dare a lei il distintivo di socio onorario del nostro club, per creare ancora di più un legame con lei e far sì che possa tornare spesso, frequentemente, e insegnarci cosa sta facendo nel mondo. Grazie, grazie mille. Il premio Semi di Luna di Ingrid Meyer, e riprendiamo il microfono che restituiamo al nostro regista. Grazie Cecilia, grazie dottor Pellacani. Grazie a Cecilia Barbieri, grazie al presidente dell'UNESCO di Modena. E prosegue la nostra carrellata di premiazioni, e dopo Cecilia Barbieri, una donna straordinaria come tutte quelle che del resto premieremo stasera, ma anche quelle che non premieremo, perché vedo delle donne meravigliose sedute ai tavoli, quindi vediamo chi è la prossima ad essere premiata qui sul palco. Prego. Presidente Associazione Asia International, Presidente ASIG Italia, Associazione per lo Scambio Economico Italo-Euro-Asiatico Mediterraneo, laureata in Economia e Commercio all'Università di Milano, ha lavorato nel mondo dell'impresa presso la World Consulting SRL di Milano, che si occupa di consulenza del lavoro e della gestione del personale. Nel 2013 crea l'Associazione Asia International e inizia ad organizzare numerosi eventi benefici e culturali in sinergie con le istituzioni nazionali ed internazionali, occupandosi concretamente di promuovere borse di studio, scambi culturali con altri paesi, visite periodiche nella comunità protetta e nelle carceri e negli ospedali. E quindi premio internazionale Profilo Donna 2018 Rossana Rodà D'Aloisio. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera dottoressa Rodà, grazie per essere qui con grazie noi. Grazie a tutti
voi, buonasera. L'hanno definita l'imprenditrice dal cuore d'oro, tanto che ha sentito l'esigenza a un certo punto della sua vita di creare un'associazione tutta sua con il nome di un angelo, Aziel. In prima persona la dottoressa Rodà ha voluto dedicarsi a progetti di solidarietà in sinergia con le istituzioni, in particolare con l'ARMA e i corpi consolari. Le chiediamo in particolare quali sono le iniziative che sostiene Aziel International in questo momento. In questo momento Aziel, che viene aiutata dall'Associazione per lo Scambio Economico di cui sono presidente, quindi ringrazio le mie aziende che sostengono a livello internazionale le attività sociali di Aziel, stiamo sostenendo il progetto di una casetta in Kenya di una bimba che è stata adottata dalla console generale che è qui presente della Croazia, Iva Pavic, che so che avete premiato l'anno scorso. L'anno scorso, sì, esattamente. Di cui sono la zia della piccola Sasha. Abbiamo adottato questa piccola di una famiglia di otto persone. Ne abbiamo salvato una, non riusciamo purtroppo a salvare tutti. E poi sto portando avanti sempre con Aziel diverse attività nelle carceri. Stiamo seguendo con Assig Italia la linea politica attuale del nostro ministro dell'Interno, quindi dare formazione ai carcerati direttamente, agli stranieri, per aiutarli lì nel loro paese. Noi abbiamo uffici in tutti i paesi di cui per statuto rappresento e imprenditrice con il cuore, grazie, molti mi definiscono così, perché penso che sia un dovere morale, etico, aiutare i più deboli. Grazie. So che questa sera è stata accompagnata da una personalità molto importante che vogliamo salutare, quindi un applauso anche al console generale della Tunisia che questa sera l'ha accompagnata. Ecco, sì, sì, il nostro console è... E voglio ringraziare la console Pavic della Croazia, che è una grande amica. Noi siamo tutti una grande famiglia e anche il nostro comandante che ho ritrovato qui dell'Accademia di Modena, che per i eventi istituzionali ci siamo incontrati a Milano. Noi delle istituzioni siamo tutti una grande famiglia. È importante che le persone abbiano fiducia nelle istituzioni, ci sono. Quindi questo è anche il messaggio che con Aziel abbiamo dato in questi anni. Nelle nostre visite periodiche nei carceri, nelle comunità protette, ho incontrato le mamme che hanno ucciso i loro bambini, abbiamo reinserito tanti ragazzi minori del carcere Beccaria nel mondo del lavoro. È importante che le persone si fidino. Grazie. Leggiamo le motivazioni del premio della dottoressa Rodà. E allora, premio filantropia ed internazionalizzazione per il costante impegno nei confronti dei più bisognosi e la managerialità con cui svolge il proprio lavoro dedicato agli scambi internazionali. Grazie di cuore. Premia Iva Pavic, console generale della Repubblica di Croazia. Grazie. E ci porta il premio Christine dalla Germania. Grazie Christine. Un applauso per Iva, che questa mattina è stata una delle nostre relatrici al convegno e a cui abbiamo dedicato l'intervista sul sofà nell'ultimo numero del magazine di Profilo Donna. Ecco, sappiate, questo lo dico naturalmente alla dottoressa Rodama, a tutte le premiate, che d'ora in poi, facendo ovviamente parte di Profilo Donna, siete delle testimonial. Quindi noi abbiamo un percorso che non termina qui, ma è un lunghissimo percorso che stiamo facendo da 29 anni di grande raccolta e informazioni e di divulgazione, visto che poi siamo uno staff di giornalisti che vuole attraverso il magazine proprio raccontare questa storia al femminile. Questo è molto importante, così attraverso i vostri uffici stampa potrete tenerci sempre informati di tutto quello che fate. Grazie. Ecco il premio Semi di Luna. Consegna del premio, baci e foto ufficiali da questa parte, prego. Anche la pergamena, sì, prego. Grazie. Grazie mille. Grazie alla dottoressa Rodà e grazie a Diva e grazie anche a Christine. Grazie ancora e complimenti per tutto il lavoro che state svolgendo non solo in Italia ma in tutte le parti del mondo.
foto ufficiali appena fatte. E allora, cara Cristina, adesso sai che facciamo? Ci prendiamo un piccolo break musicale, ma di grande livello. Oggi, non so se avete notato, i tavoli sono tutti indicati con il nome delle canzoni di una delle più grandi interpreti che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora in Italia, che è Mina. E quindi sono rimasti qui sul palco con noi i Pop Deluxe, ma con la presenza della bella voce e della bella presenza di Cristina Di Pietro. Grazie. Brava, brava, sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembra un usignolo, sì. Forse qualche nota non è proprio giusto, però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo, state a sentire queste note così basse che so far. E poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, tutto se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare. Forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo, e vi ricordate quelle note così basse che so far. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. Din, 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 din. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua, stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembra un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che dirlo siate voi, 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 voi che lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom. Cristina Di Pietro e i Pop Deluxe, brava, brava, brava davvero, non soltanto per la voce ma anche per l'interpretazione, davvero straordinaria. Grazie, ci vediamo grazie, dopo Cristina. Con te. E noi proseguiamo allora con le nostre ospiti di grande onore qui sul palco, e allora andiamo a vedere chi è la prossima. Prego. Giornalista e scrittrice, attualmente una firma del Corriere della Sera, editorialista del Corriere del Mezzogiorno sui temi del femminile e della famiglia. Ha cominciato al Mattino di Napoli occupandosi di cronaca giudiziaria negli anni di Tangentopoli. Arrivata a Milano poi, dopo aver frequentato il decimo biennio della scuola di giornalismo Walter Tobagi, si occupa di costume e società. Ha lavorato per numerose testate come Oggi, Vanity Fair e A. Ha diretto Novella 2000 ed è stata firma editorialista del gruppo Rizzoli. È opinionista in molti programmi TV, un volto noto davvero. Ha pubblicato libri per Rizzoli e Bompiani e ha vinto importanti premi per il giornalismo. Premio Internazionale Profilo Donna 2018. Candida Morvillo. Buonasera. Ciao Candida, che piacere averti qua con noi, buonasera, bellissimo il tuo abito tutto verde. Una delle giornaliste e opinioniste televisive più conosciute di riferimento per il mondo femminile. Dal suo osservatorio privilegiato sull'attualità, qual è stato il fatto di cronaca che riguarda le donne che l'ha colpita di più in questo ultimo periodo? Ma sai Cristina, sono tanti purtroppo le violenze che continuiamo a vedere, a leggere sui giornali, di cui a volte tocca occuparmi, sicuramente. Poi è successo qualcosa di epocale, cioè è successo il Me Too, è arrivato Weinstein e non era soltanto un produttore di Hollywood che, come dire, era, diciamo, inopportuno, che è dir poco, con delle attrici. È successo molto di più, è stata una valanga, perché l'altro giorno è stato calcolato che in America, anche dentro le aziende, anche dentro le istituzioni, gli uomini che sono stati costretti a lasciare il loro posto di lavoro, che sono stati indagati, sono stati centinaia e centinaia da quando è scoppiato questo scandalo. E quindi sta accadendo qualcosa che è veramente epocale, cioè cominciamo anche dentro le aziende, a tutti i livelli, che si tratti di essere un operaio, un infermiere, una diva di Hollywood,
a porci delle domande, delle cose che fino a ieri sembravano quasi dei mali necessari, se possibile, da scansare, oggi non lo sono più. Quindi ci facciamo delle domande, dei comportamenti cominciano ad essere inaccettabili ed è il momento di trovare le risposte, ma io ti dico anche di condividerle con gli uomini. Perché è anche un momento questo in cui gli uomini si sentono quasi sotto attacco. È un momento in cui stiamo tirando forse tante volte fuori la rabbia, ma non ci deve essere solo la rabbia, è il momento del dialogo. E quindi in questo credo che poi il mio mestiere, che è quello di raccontare la realtà, includa la responsabilità di non di chiudere verso il dialogo, ma di far sentire che questo è un momento necessario affinché uomini e donne riprendono a parlarsi e a confrontarsi su dei temi concreti che veramente toccano la vita delle persone da vicino. Posso chiedere una cosa? Volevo sapere, sì, da Candida, cosa ne pensa di questa diffusione ormai da anni di talk, per non chiamarli processi televisivi perché mi sembra esagerato, appunto, che ogni giorno assistiamo appunto durante i palinsesti televisivi delle varie reti, che trattano appunto argomenti molto gravi. È giusto che se ne parli in televisione? Hanno aiutato a risolvere dei casi o forse delle volte si esagera un po'? Tu parli dei cosiddetti processi televisivi. Guarda, a volte abbiamo esagerato. Si fanno in televisione i processi che andrebbero fatti più velocemente dentro le aule di tribunale. Forse se in tribunale i processi fossero più veloci non ci darebbero in televisione il tempo di farla così lunga. Noi a Forum in mezz'ora risolvevamo le case, lo sai, no? In mezz'ora facciamo la sentenza. Velocissimi. Voi eravate velocissimi. Però questi sono casi molto più gravi. No, questi sono molto più gravi. Credo che anche su questo c'è una responsabilità poi di chi va in televisione a parlare, perché tante volte si va in televisione, le carte dei processi nessuno le ha lette e questo non è bello. Esatto. Leggiamo. Allora leggiamo, esatto. Premio giornalismo per il ruolo eclettico nei mezzi di comunicazione e l'attenzione alle tematiche femminili e alle pari opportunità. Premia Maria Costi, vice presidente della provincia di Modena e sindaco di Formigine, che è stata per 3 anni al nostro fianco. Prego, arriva Claudia Zanolin dal Canada per portare il premio Semi di Luna a Candida. Grazie per essere qui con noi, una foto di rito. E ringraziamo tantissimo Maria Costi, naturalmente, per tutto quello che ha fatto in questi anni per Profilo Donna insieme ad Antonietta Bastola, vice sindaco del comune di Formigine. Quindi un grande saluto. Grazie. 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 Glielo porto. Andiamo avanti e vediamo chi sarà la prossima premiata. Prego. Un altro volto noto, giudice televisivo, divenuta avvocato, partecipa a numerose trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale, ha condotto la rubrica L'Avvocato in Casa, ad Uno Mattina Weekend, è stata ospite fissa in Uno Mattina Storie Vere e alla Vita in Diretta. Infine giudice su Rai 1 nel programma Torto o Ragione, Verdetto Finale, patrocinante in Cassazione, presidente dell'Associazione degli Avvocati per i Minori e le Famiglie e dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti e per la famiglie di fatto. Già magistrato onorario, è stata docente alla Sapienza di Roma ed è consulente giuridico presso la presidenza della Commissione parlamentare dell'infanzia e criminologa. Premio internazionale Profilo Donna 2018, Manuela Maccaroni. Che piacere, complimenti per la sua carriera professionale a tutela dei minori, delle famiglie e in particolare delle donne. Sappiamo che lei ha fondato tra le varie attività non solo lo sportello di pronto intervento avvocati di Roma, ma anche un osservatorio permanente mondiale per la tutela dei diritti delle donne. Sì, intanto grazie a tutti, grazie alla dottoressa Biciocchi veramente per questo premio importantissimo, secondo me, perché valorizza veramente le donne e ci dà l'opportunità anche di aiutare tante altre donne. Grazie. E grazie a tutte le donne che sono state già premiate, che comunque contribuiscono nella nostra società a dare forza proprio alle donne. Io proprio per quello che sto facendo nella vita mi sono resa conto che stiamo parlando troppo in televisione, stiamo raccontandoci troppo
tante cose che non vanno, e alla fine si concludono tutte le trasmissioni la prossima volta. Quindi occorre fare delle proposte concrete. L'Osservatorio Permanente Mondiale per la Tutela dei Diritti delle Donne vuole guardare al mondo, vedere anche delle proposte che sono state fatte nel mondo. Per esempio, lo stalking da noi è entrato in Italia 20 anni dopo l'Inghilterra, però noi non ci siamo limitati a far entrare lo stalking 20 anni dopo, ma gli abbiamo messo dei paletti così grandi come la flagranza di reato, che inibiscono le forze dell'ordine dal poter arrestare. Quindi occorre che ci siano delle proposte concrete fatte in Parlamento per cercare di aiutare le donne. I nostri casi di femminicidio sono aumentati del 78%, in America sono diminuiti del 76%, perché c'è l'ordine di protezione. L'ordine di protezione significa che si va dal giudice entro 48 ore, da noi in 48 ore non aprono neanche le cancellerie a momenti, e quindi si va davanti al giudice e il giudice dice: stai lontano da Mario o da Marina, tu che sai che sei una persona che sei molesto, e la persona, se si avvicina nel raggio di 5 chilometri, scatta l'arresto. E questo ha portato a far diminuire veramente in modo drastico questi casi di femminicidio. Da noi invece sono aumentati, perché noi non abbiamo delle leggi a tutela. Quindi l'Osservatorio vuole dare una mano per poter cercare di aiutare le donne in modo concreto, perché non mi piace sentire troppe trasmissioni che parlano e per demagogia si parla di donne, ci si racconta, diventa una moda parlare di donne. Bisogna agire, e forse con l'Osservatorio riusciamo a creare qualche cosa di buono. Bene, noi siamo al suo fianco. Grazie. E ci racconti naturalmente come evolve questo bellissimo progetto, perché ci fa molto piacere poterlo seguire, e faremo naturalmente la nostra parte per poterlo comunicare naturalmente a tutti i nostri associati. Leggiamo... No, volevo ricordare che con Manuela Maccarino sono stati anche antagonisti televisivi. Lei faceva diritto, torto ragione, il verdetto finale di Rai 1. Rai 1 e Canale 5 con Forum. Volevo chiedere, a che programma vi siete ispirati per fare questa trasmissione? No, questa è cattiva e non rispondo. Scherzo, so che lei è una donna di spirito, mi posso permettere di scherzare. Allora, era diversa. No, veramente era giudice molto diversa. Giudice soprattutto era diversa. Gli avvocati difensori che non amo. Poi ero unico giudice, da voi ce ne sono 8-9. Allora, motivazione, andiamo a leggere la motivazione. Per l'importante ruolo professionale e la costante e continua divulgazione dei temi al servizio della tutela dei minori, delle famiglie e in particolare delle donne. Premia il generale comandante dell'Accademia Militare di Modena, Stefano Mannino. Piacere. Ecco il momento della premiazione. Siamo molto felici che sia con noi il generale comandante dell'Accademia, anche perché abbiamo già dato un premio speciale alle cadette dell'Accademia Militare da quando le donne sono entrate a far parte dell'esercito. Anche quello è stato uno step che fa parte di quell'evoluzione di cui stiamo parlando questa sera. E quindi è stato veramente... c'è un microfono? Eccolo, arriva. È stato veramente importante che lei sia con noi questa sera. Grazie a tutti, grazie a Cristina. Volevo fare un seguito in questo processo di emancipazione delle donne. Nessun settore è rimasto indenne. Anche le forze armate hanno aperto la donna, hanno aperto nell'anno 2000, e esattamente quest'anno può essere un elemento di novità per tutti. Il capocorso degli cadetti in accademia è una donna, l'allievo ufficiale Trabalzini, qualche autorità ha avuto modo di conoscerla, il prefetto in particolare, ed è una ragazza veramente in gamba. Quindi siamo seriamente preoccupati noi maschietti, per come si diceva prima, chi comanda sono effettivamente le donne, quindi il futuro per noi è molto incerto. Però congratulazioni alle donne, il mondo è donna. Grazie generale. Grazie a Manuela Maccaroni per essere qui con noi, grazie, un applauso, ma soprattutto vorrei ringraziare anche Bianca Maria Caringi Lucibelli, che questa sera è qui con noi, viene da Roma ed è la presidente del Galà delle Margherite, che l'anno scorso ha fatto veramente una cosa straordinaria per Profilo Donna, e quindi io la ringrazio insieme alle altre amiche, Anna Poletti Zanella, a Regina Schrecker che questa sera è qui con noi, a Laura Villani, a Vania Francesco
Franceschelli, a Mirella Guicciardi, adesso so che siete in tante questa sera qui con noi, ma mi hanno fatto una sorpresa davvero straordinaria all'Acquario Romano di Roma, posto meraviglioso, bellissimo, e mi hanno dato un premio. Ah sì? A Roma. Ah, sì. Questo mi fa piacere, visto che la mia città... Sì, sì, quindi grazie, grazie a Bianca Maria, grazie, grazie mille. Allora, noi siamo pronti per consegnare qui sul palco il prossimo premio e vediamo a chi andrà. Stilista, costumista e direttore artistico del Ballo del Doge, il ballo in maschera più esclusivo del mondo. Ha vinto numerosi e prestigiosi premi, dedicando il suo viaggio di vita personale e professionale alla valorizzazione della creatività al femminile e alla salvaguardia delle attività artigianali made in Italy. Dopo gli studi in lingue e letterature straniere a Ca' Foscari, si trasferisce a New York, dove inizia a lavorare nel settore moda. Dopo gli anni trascorsi tra USA e Italia, decide di tornare a Venezia e di intraprendere il suo progetto indipendente Venezia, ideando una linea di moda fatta a mano, e nel 94, dopo l'esperienza con Terry Jones, fonda la sua società che si occupa di eventi di lusso. Premio internazionale Profilo Donna 2018, Antonia Sauter. Buonasera Antonia, siamo non emozionati, emozionatissimi un po' per aver visto queste fotografie veramente meravigliose, un po' perché so che ci sarà una sorpresa tra poco e anche quello secondo me sorprenderà tutti i nostri ospiti, quindi grazie, grazie, grazie. E volevo naturalmente complimentarmi con lei per tutto quello che ha realizzato e per la valorizzazione dell'artigianato italiano, del Made in Italy, e per tutto quello che ha realizzato con la direzione artistica di questo ballo in maschera famoso in tutto il mondo, il più famoso in tutto il mondo. In più Antonia quest'anno si è avvalsa tra l'altro della collaborazione di un modenese. Certo. Di un modenese famoso che è qui con noi, direi, e quindi lo salutiamo, che è Luca Marchini, il grande chef. Dov'è? Dov'è Luca? È in sala da qualche parte. Va bene. Vabbè, prima l'ho visto e quindi vuole ci sarà, esatto, si è emozionato. Lei gestisce eventi e matrimoni da favola e ricorda sempre che in ogni donna c'è un'anima di regina. Questo è molto bello perché oltre ad essere un grande archetipo femminile, quello di sentirsi un po' regina, so che è anche un bel progetto che lei realizzerà a breve. Le donne della storia, sin da bambina, mi hanno affascinato. E sono stati esempi di creatività, di tenacia, di dedizione, di intelligenza, di capacità manageriale, di creatività, con una spinta in più, che è l'istinto naturale, l'innato istinto di dedizione verso gli altri, per la costruzione di un bene comune. Le donne di oggi hanno molti più strumenti, degli strumenti sicuramente molto più efficaci per poter comunicare liberamente le loro idee e per rafforzare la loro identità, sostenendosi fra l'altro a vicenda, come in questo caso, ed è molte donne, cioè poche donne nel passato sono riuscite ad affermarsi, però oggi, nonostante ci siano moltissimi nodi ancora da sciogliere, penso che la chiave di volta sia proprio la consapevolezza della propria forza creativa, da mostrare sempre, da non aver paura di mostrare e sulla quale fare sempre affidamento. In ogni, cioè essere regina nell'anima è una questione di attitudine, è un potenziale che ogni donna porta dentro se stessa.
L'espressione creativa di una donna è di per sé un atto di coraggio. È come dire al mondo: questa sono io, e non aver paura delle conseguenze. E bellissima è questa. Incoraggio. Grazie. Incoraggio tutte le donne a sfidare tutti i luoghi comuni che spesso le vogliono incasellare in un ruolo preconcetto e far vibrare la loro anima per creare e preservare bellezza in tutti gli ambiti della professione, della vita e della professione. Un mio sogno, una sfida che vorrei realizzare è proprio questa mostra evento intitolata Grazia Plena, tutte le donne sono regine dell'anima, con i miei costumi che ho realizzato negli anni, per un percorso allegorico nell'universo femminile, per dar voce all'anima di alcune delle donne più influenti che il tempo abbia mai conosciuto, delle vere regine guerriere alle quali ispirarsi, da celebrare, perché la vita va vissuta nella sua pienezza, senza porre mai limiti all'orizzonte che abbiamo davanti. Siate quindi regine dell'anima, con o senza re, ma sempre con passione. Grazie. Bravissima, bravissima Antonia. Questo è un bellissimo messaggio che ci arriva nella serata di Profilo Donna 29esima edizione, ma soprattutto vogliamo vibrare nell'anima in questo momento insieme ad Antonia, perché c'è una bellissima sorpresa per tutti voi. E allora vediamo cosa accade. Noi ci spostiamo un po' indietro, eh? Prego. Applauso. Credo che questo spettacolo si sia visto poche volte e abbiamo la fortuna di vederlo qui dal vivo oggi sul palco del Premio Internazionale Profilo Donna. Tre meravigliosi costumi d'epoca, no? Non soltanto d'epoca, perché questo può essere considerato un costume d'epoca, è la regina Caterina Cornaro, la regina, sì, di Venezia. Questo è un costume allegorico, è la Venezia dei sogni. È la Venezia del Canal Grande, questo grande strascico rappresenta il Canal Grande, e questo invece è un costume sempre allegorico che rappresenta Venezia, la Venezia Golden Age, la Venezia dorata. E io nella mia vita ho creato 1500 costumi che custodisco nel mio piccolo atelier a Venezia, e ogni anno per il ballo del Doge ne creo di nuovi, perché ogni sogno è diverso, ogni sogno è, non mi pongo mai limiti ai sogni e mai me ne perrò mai. Abbiamo sognato anche insieme. Abbiamo sognato insieme. Abbiamo sognato insieme, perché naturalmente ci siamo dette una cosa straordinaria. Potrebbe essere bellissimo, lo lanciamo qui nell'aria, perché chissà che qualcuno non colga eventualmente questa opportunità. Questa mostra che vuoi realizzare, Grazia Plena, potrebbe essere eventualmente portata in tutto il mondo, se ci fosse, insieme a Profilo Donna, se ci fosse naturalmente uno sponsor che ci dà questo tipo di opportunità. E penso che
costumi di questo livello possano essere veramente una grandissima vetrina per il Made in Italy, per l'artigianato Made in Italy e soprattutto per tutti i valori delle donne che stiamo portando avanti insieme. Grazie. Grazie. E grazie a Profilo Donna e alla dottoressa Biciocchi, perché il successo di ogni donna è proporzionale alla capacità di fare network. Grazie. Quindi grazie infinite. Allora leggiamo la motivazione. La motivazione, sì, certo. Sperando e con l'augurio che questo vostro sogno possa percorrere tutto il mondo e quindi questa sia una mostra itinerante per far conoscere i valori e la cultura italiana. Motivazione per il premio alla signora è per la ricerca sartoriale di altissimo pregio che contraddistingue la sua attività di stilista e costumista sempre alla perenne ricerca del meglio e per la realizzazione degli eventi più esclusivi al mondo, tra cui il ballo del Doge. Premia il dottor Gianni Baravelli, console di Svezia e Norvegia, decano del corpo consolare dell'Emilia Romagna, e ci fa molto piacere che sia lui. Prego. Proprio perché è molto attento a tutto ciò che è Made in Italy, e abbiamo con noi Maria Ortega dalla Spagna, dico bene? Sì. Benissimo, che ci porta il nostro premio Semi di Luna e l'attestato per Antonia Sauter. Grazie mille, complimenti. Grazie, grazie, potete accomodarvi. Grazie di questa bellissima sorpresa e un applauso a queste splendide modelle che questa sera rimarranno qua con noi per la gioia di tutti voi. Bene, siamo giunti quasi addirittura d'arrivo perché siamo alla penultima premiata della serata qui quest'oggi e quindi andiamo a vedere chi è la nostra prossima premiata. Prego. Argentina di nascita e italiana di origine, amministratore delegato e presidente di Pagani Automobili S.P.A., presidente di Pagani Eventi e dal 2017 supervisor del Museo Orazio Pagani. Imprenditrice, moglie e madre, ha contribuito alla nascita e partecipa attivamente al progresso aziendale di una delle realtà più interessanti del mercato automotive di lusso, vantando oggi una rete di dealership in tutto il mondo e un tasso di crescita annua esemplare. L'esperienza imprenditoriale ventennale sempre a fianco del marito le ha permesso di specializzarsi progressivamente in amministrazione, gestione e controllo, sapendo coniugare lavoro e famiglia, non senza rinunce e sacrifici. Premio internazionale Profilo Donna 2018. Cristina Elizabeth Perez. Buonasera, ben trovata. Buonasera dottoressa, grazie. Perez, grazie per aver condiviso con noi queste bellissime fotografie e per essere qui con noi con tutta la famiglia. Quindi io farei un grandissimo applauso anche a suo marito, il grande genio Orazio Pagani, che ha appena ricevuto una laurea per ingegneria del veicolo dall'Università degli Studi di Modena e Provincia, e anche i suoi figli che questa sera sono con noi e che mi diceva continueranno naturalmente in azienda e sono già al vostro fianco e anche loro sono naturalmente molto motivati per quanto riguarda proprio il lavoro imprenditoriale che avete creato lei e suo marito. Siete arrivati? Confermo. Ottimo. No, ma è una storia straordinaria quella della signora Perez e del signor Orazio, che avremo modo magari di spiegare e di approfondire anche sul nostro magazine prossimamente. Ma loro sono arrivati qui nell'83 dell'Argentina con un sogno. È un sogno che si è realizzato e si è realizzato al di là delle aspettative. Siete diventati un'azienda top in tutto il mondo e avete raggiunto veramente dei risultati straordinari, quindi complimenti. In più avete veramente una famiglia straordinaria, quindi vi ritengo ovviamente molto fortunati da questo punto di vista. E quindi la domanda che le faccio è: ci racconti brevemente del suo ruolo di moglie e madre in un contesto così impegnativo che la vede un perno molto importante sia in famiglia che in azienda? Innanzitutto grazie per questo riconoscimento, perché veramente sono onorata. Buonasera a tutti e saluto anche tutte le donne che sono state premiate oggi, perché penso che sia doveroso. E la mia storia, diciamo che risale sia più di 30 anni fa, ho condiviso un sogno
che quello di mio marito qui presente, era talmente forte che mi ha contagiato e mi ha fatto attraversare un oceano. E venire in Italia, che mi ha veramente accolto a braccia aperte, perché il popolo italiano, probabilmente perché ho anche sangue italiano, grazie a mio nonno materno, marchigiano, lui mi ha trasmesso un po', anche mia mamma, diciamo, questa italianità, diciamo, che io l'ho già vissuta un po' dalla nascita. E niente, pian piano mi sono coinvolta in azienda, e diciamo che da un ruolo che facevo praticamente tanti mestieri, dall'amministrazione agli acquisti, che serve, quello che serviva dall'inizio, per far partire. Pian piano mi sono specializzata in acquisti, perciò diciamo che questa tecnologia dei materiali compositi, nella quale abbiamo creduto, ci ha premiato, perché sia Lamborghini all'inizio che la nostra azienda ha puntato su una tecnologia che è di derivazione aeronautica e di Formula 1, però che, adattandola alle macchine, noi abbiamo scelto veramente la terra dei motori, una terra di tradizione, veramente siamo onorati di formar parte di tutte queste aziende che sono nel territorio, sono made in Italy in assoluto, riconosciuto nel mondo. Pensiamo alla Ferrari, a Maserati, a Lamborghini. Diciamo che nella nostra azienda, con questi materiali, abbiamo permesso anche alle donne di plasmare questi stampi in questi materiali, che sono in modo sartoriale, creiamo queste macchine che li consideriamo un po' delle opere d'arte e che toccano sono un po' delle opere d'arte, diciamo, l'emozione di persone che hanno sempre sognato, magari da bambini, di avere una supercar un po' creata, diciamo, su misura. Leggiamo le motivazioni del premio della signora Cristina Elisabeth Perez. Per aver contribuito a tutto tondo, sia a casa che in azienda, al successo di Pagani Automobili, uno dei brand più esclusivi al mondo della Motor Valley dell'Emilia Romagna. Premia Ilario Pagani, cavaliere di Gran Croce, che dopo Enzo Ferrari è il solo imprenditore della nostra provincia insignito della più alta onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Un applauso. Grazie. A Ilario Pagani. Grazie mille. Grazie mille. Giulia dalla Germania, e visto che abbiamo parlato del ruolo motore tedesco, sì, abbiamo parlato del ruolo di madre e di moglie, abbiamo Giulia che a ottobre, esatto, tocchiamo il pancione, avrà ovviamente un erede. Grazie per essere con noi. Questa è la pergamena. Grazie. Sappiamo che il dottor Pagani vuole dire una cosa importante. Per me è un grande privilegio consegnare il premio di Profilo Donna Internazionale alla presidente della fabbrica Pagani Automobili. Non siamo né parenti, ma solamente amici. E loro producono automobili che vengono pensate, che vengono progettate, che vengono realizzate a Modena, che rende non solo un grandissimo onore alla nostra città, ma in particolare a tutto il nostro paese, l'Italia. Complimenti. Grazie. Se mi è permesso, ancora un pensiero alla laurea che hanno consegnato ad onore qualche tempo fa a suo marito. Bene, grazie. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie allora a Cristina Elisabeth Perez. E allora siamo davvero in dirittura finale, perché andremo a premiare l'ultima donna qui sul palco del Premio Internazionale Profilo Donna. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta. Prego.
La sua carriera diplomatica inizia nel 99 con il ruolo di funzionario del Dipartimento per le Nazioni Unite, Foreign and Commonwealth Office, e prosegue con altri incarichi, tra cui quello di secondo segretario a Nicosia e funzionario per le relazioni esterne e consigliere della rappresentanza britannica presso l'Unione Europea a Bruxelles fino al 2008. Viene poi nominata capo dipartimento della strategia consolare fino al 2010, capo dipartimento antiproliferazione nel 2011 e successivamente direttrice del Dipartimento Affari Europei dal 2012 al 2015. L'ambasciatore rappresenta Sua Maestà la Regina e il Governo del Regno Unito ed è responsabile del lavoro dell'ambasciata e dei consolati. Premio internazionale Profilo Donna 2018. Jill Morris. Dottoressa Morris, è un piacere averla con noi questa sera. Quali sono le iniziative più importanti che contraddistinguono i rapporti diplomatici tra Regno Unito e Italia? E soprattutto, visto che lei è così sensibile ai temi delle pari opportunità, quali sono le iniziative a cui si dedica per promuovere il tema del femminile? Grazie Cristina. Innanzitutto vorrei ringraziare Profilo Donna per questo prezioso riconoscimento e sono veramente onorata. Grazie a voi tutti. Sì, la diversità, l'inclusione, le pari opportunità sono gli obiettivi, sono i valori proprio al cuore del nostro approccio, della nostra politica estera. E per me personalmente, come la prima donna di avere l'onore e il privilegio di rappresentare il mio paese in Italia, io da quando sono arrivata ho voluto dedicare una particolare attenzione alle giovani donne, alle donne. Abbiamo lanciato alcune iniziative, ad esempio un'iniziativa che si chiama Women In, per un'iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze femminili nei luoghi di lavoro che sono storicamente, tradizionalmente e ancora considerati maschili, come la finanza, la sicurezza, le forze dell'ordine, la scienza. E abbiamo cercato di creare gli spazi in cui le donne britanniche, le donne italiane possono incontrarsi per scambiare le esperienze, per imparare sempre l'una dall'altra. E se mi permettete brevemente vorrei anche ringraziare la mia squadra meravigliosa, le mie colleghe, i miei colleghi della retta diplomatica britannica in Italia, veramente sono bravissimi e bravissime, e vorrei rendere omaggio a tutte le donne italiane con cui io ho il privilegio, l'onore di collaborare ogni giorno per promuovere e difendere i nostri valori condivisi. Grazie mille. C'è una sorpresa anche per lei questa sera. Visto che tra i tanti progetti lei è anche madrina di Progetto Donne e Futuro, la presidente di Progetto Donne e Futuro, questa sera ci manda un saluto particolare, l'onorevole Cristina Rossello. Sì, un saluto a Profilo Donna e a Cristina Biciocchi, che ho nel cuore perché sono 30 anni che si occupa di profili femminili, con una professionalità e un'attenzione e una sensibilità che ormai è riconosciuta a livello nazionale e internazionale con il suo Profilo Donna internazionale. Questo è un tema molto all'avanguardia che ha introdotto Cristina qualche anno fa. In questa internazionalità c'è Jill Morris e un grande, grande, grande abbraccio da Progetto Donne Futuro a Jill Morris, che è una madrina eccezionale. Cioè lei è stata la madrina di una ragazza scelta per meriti all'Università Tor Vergata, la sta accompagnando in un percorso meraviglioso. Ormai dal 10 aprile l'ha introdotta in una serie di tavoli tecnici dimostrandole quello che è il ruolo del diplomatico. Jill per noi è veramente un role model fondamentale ed eccezionale. Quindi Cristina, un bacio grande e Jill sei tutti noi.
E con questo saluto Gilles, sei tutti noi. Grazie, grazie per essere qui. Leggiamo le motivazioni del premio. Per il ruolo di prestigio conferitole dalla regina d'Inghilterra e per l'importante attività di rappresentanza del Regno Unito in Italia. Premia Sua Eccellenza il Prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba. E abbiamo anche altre due ballette che sono con noi questa sera, sempre col messaggio No Violence Against the Women, che è importante. Sono Giorgia Blanche e Rosy dalla Germania e dall'Inghilterra. Grazie. Questo è l'attestato di partecipazione. Dottoressa Paba, se vuole dire due parole. Grazie, senz'altro sono particolarmente contenta e onorata di partecipare a questa serata e di far parte del comitato d'onore di questa manifestazione e mi piace sottolineare la circostanza che di quelle personalità, di quelle persone che abbiamo visto salire su questo palco abbiamo potuto vedere l'importante professionalità, la grande competenza, ma insieme anche un tratto distintivo che è l'attenzione per l'altro, l'attenzione per il senso della propria non so, famiglia, ma della comunità nel senso anche più allargato, nazionale e internazionale. Credo che questo possa essere il profilo distintivo anche dell'essere donne. Essere competenti, essere professionali, coltivare le proprie passioni, ma al tempo stesso pensare alla relazione con l'altro e a costruire insieme agli altri, insieme agli uomini, insieme alle donne, delle cose importanti. Quindi questo mi piace molto sottolinearlo. Vorrei, vi rubo solo un minuto, per dire un'altra cosa. Donne oggi che hanno superato quel famoso soffitto di cristallo, donne che hanno una stanza, più d'una per sé, in cui magari avvertono qualche volta la solitudine dell'impegno e della responsabilità, ma ovviamente questo è molto importante ed è molto voluto e fa parte evidentemente dell'impegno quotidiano. Però non dimentichiamo anche che chi quella stanza oggi la ricerca per poter essere ascoltato perché è stato vittima di una violenza, la ricerca come elemento di solitudine e di riparo e di protezione e la trova nell'ambito dei nostri presidi, delle forze dell'ordine, dei nostri tribunali, dove sempre più spesso sorgono centri di protezione e di accoglienza perché le donne possano essere insieme a chi con loro è vittima di violenza ascoltate. Quindi ecco, mi piace sottolineare questo. Persone che sono in grado di realizzare la loro vita e la professionalità e che si mettono anche in gioco per dare una mano agli altri. Ecco, questo è un valore profondo che mi sento di sottolineare e di sottoscrivere e ringrazio davvero la dottoressa Bicciocchi per questa importante organizzazione, tutti i partecipanti e anche tutte le donne che vengono premiate questa sera e che lo sono state in passato per questa grande testimonianza che hanno saputo dare. Grazie. Grazie. È stato un piacere avere con noi anche la dottoressa Paba. Grazie, grazie mille. A questo punto cosa succede? Sì, Marco? Succede che dobbiamo cominciare a fare dei ringraziamenti, visto che abbiamo terminato le nostre premiazioni. Ovviamente io comincerei a richiamare tutte le signore premiate qui sul palco per un saluto finale, quindi tutte le premiate della serata, a cominciare dalla mia destra in poi. E poi voglio ringraziare ovviamente il proprietario della Florin che ci ha ospitato davvero con grande ospitalità. Grazie al Comune di Sassuolo, la Prologo, un ringraziamento sentito va anche a Silvia Stefani, a Maria Elena Ronzoni, all'International Women Association, ai tecnici, ai fotografi, ai giornalisti, al grande regista Andrea Masoni, per il quale chiederei un grande applauso, eccolo qui, che oggi ha fatto anche un po' il direttore di palco, veramente si è diviso un po' su tutto. E poi io voglio ringraziare ancora te, Cristina. Non tanto per la mia partecipazione qua, ma perché tu ogni anno metti sempre più anima e cuore in questa tua opera che è il profilo donna.
siamo tutte anime di regina qui stasera, siamo tutte d'accordo. Ok, seguiamo quindi i consigli di Antonia Sauter. Grazie a te Marco, un ringraziamento alle autorità, ai gentili ospiti. È stato come sempre un grande piacere, un grande onore per me condividere i valori delle donne che le nostre premiate esprimono, ma anche tutte le signore qui presenti lo fanno di sicuro tutti i giorni, come ho detto, con la loro famiglia, con i figli, nel lavoro, e quindi grazie, grazie veramente di cuore. Io vi consiglio di seguirci sul nostro magazine oppure sul sito www.profilodonna.com per le prossime iniziative. Cristina, grazie a tutti. Guarda che meraviglioso quadro di colori, sembra veramente un arcobaleno che rappresenta la pace. Belle e brave, continueranno a stupirci sempre di più. Grazie ancora e noi ci vediamo l'anno prossimo allora. All'anno prossimo prepareremo un trentennale da favola. Grazie, grazie. Say.